Tullio Favalli nasce a Sacchetta di Sustinente il 10 dicembre 1946. A 9 anni perde il papà per un incidente sul lavoro. Rimane con la mamma e la sorella maggiore Licia. Frequenta le scuole primarie a Cavecchia e a 11 anni entra nel seminario diocesano di Mantova, dove trascorre gli anni alla ricerca della sua strada. Verso la fine degli anni 60, i fermenti del Concilio e la nascente contestazione fanno sì che molti giovani, in seminario fin da ragazzi, sentano la necessità di chiarire l'identità del prete, e Tullio è fra questi. Sente il bisogno di una verifica del problema affettivo, di una ricerca di indipendenza e di autonomia al di fuori di un ambiente protettivo. Così lotta con il Signore per tanti anni. Non vuole fare il prete non perché non senta questa chiamata, ma per le difficoltà che avverte. Nel 1970 dunque torna a casa. Non rompe però con la fede, anzi si assume l'incarico nella sua parrocchia, affiancando il parroco Don Nardino Menotti, di condurre il gruppo liturgico. Insegna i canti e il catechismo ai bambini, frequenta l'Azione Cattolica, fa parte del gruppo giovani. Parte per il servizio militare, prima a Palermo e poi a Torino. Dopo il congedo, consegue il diploma di geometra e lavora come saldatore, impiegato e cameriere. Molti in paese si interrogano sul suo futuro, lo vorrebbero sistemato come tutti gli altri. Intanto, ancora più prepotente, la vocazione del sacerdozio, che pareva assopita, torna alla luce. Assume però un taglio più definito, maturato negli anni di impegno in parrocchia, nei lunghi colloqui con gli amici. Da troppo tempo sta giocando a rimpiattino con il Signore. In tutto questo tempo, scrive Tullio, ho trascurato un po' la mia vita spirituale, volendo svestirmi del mio habitus clericale. Così facendo mi sono svuotato a poco, perdendo la mia identità. Non potevo più sbarazzarmi di ciò che costituiva la sostanza della mia vita. Si mette in contatto con il Pime, che ha conosciuto ancora in seminario attraverso le sue riviste, e si reca a Busto Arsizio, dove l'istituto ha una casa di formazione e di verifica vocazionale. Questa sua decisione lascia tutti allibiti, ma Tullio è finalmente sereno, ha davanti chiara, senza ombra, la sua scelta, non ha più dubbi. Era completamente cambiato, è il commento di tutti. Avevamo davanti un uomo, e un uomo vero. Quello che più colpisce è la sua pace interiore, frutto di una profonda maturità. Il 1 ottobre 1978 entra nel seminario del Pime di Monza, riprendendo da capo, per sua volontà, gli studi teologici, perché è passato troppo tempo da quelli precedenti. È una bella prova di umiltà e disponibilità. A 32 anni torna sui banchi di scuola per ripetere quei corsi che aveva già quasi terminato 8 anni prima.
Il 6 giugno 1981 diventa sacerdote missionario. Viene subito destinato alla nuova missione che il PIME ha aperto in Papua Nuova Guinea. È entusiasta di questa destinazione, contento di essere uno dei primi missionari in una missione nuova. Nell'ottobre dello stesso anno va negli Stati Uniti per studiare l'inglese e vi rimane fino all'estate dell'anno seguente. Tornato in Italia, apprende che ci sono difficoltà per andare in Papua e, nell'attesa, si stabilisce a Sottoilmonte, nel seminario minore del PIME. Prega i superiori di cambiargli destinazione. Viene destinato alle Filippine, dove arriva il 6 novembre 1983 e inizia lo studio della lingua locale, l'ilonggo, a Bacolod, nell'isola di Negros a nord dell'isola di Mindanao. Nel maggio 1984 termina la scuola di lingua e il 12 giugno dello stesso anno padre Tullio arriva a Tulunan, sull'isola di Mindanao, cittadina che veniva definita capitale del terrore in quanto alla guerra per le terre e alla guerriglia comunista si aggiungono torture e cannibalismo. È qui che padre Favalli è chiamato a far missione unendosi a padre Peter Geremia. Lui, che si è interrogato e tormentato per anni, riscopre il valore della presenza fondamentale del missionario per la crescita del popolo di Dio e in una sua lettera scrive: la zona in cui operiamo è pianeggiante, coltivata a riso, si estende per un raggio di 10 km fino a raggiungere le colline circostanti, coltivate a grano turco e canna da zucchero. Il terreno appartiene a piccoli agricoltori che riescono a sopravvivere senza grossi introiti da spartire. La gente è prevalentemente impegnata nella campagna. I sistemi di produzione sono rudimentali, non ci sono trattori né macchinari. Sulle colline manca l'irrigazione, per cui raccolta è condizionato dal tempo. Le strade sono percorribili con la moto. La canonica è in legno, fornita di corrente elettrica, che funziona solo di giorno. Così, la sera, quando ce n'è bisogno, usiamo le lanterne. Il nostro lavoro pastorale si svolge tra la gente di condizioni più umili e il nostro stile di vita tende a uniformarsi allo stile semplice ed essenziale della gente comune. Mi accorgo che il prete gioca un ruolo importante e che la gente si aspetta molto da lui. È una persona a cui fanno riferimento per ogni bisogno e necessità. Auguro a me stesso di potermi sentire sempre più partecipe e coinvolto nel cammino di questo popolo, duramente provato dalla sofferenza. Ringrazio tutte le persone che il Signore mi ha messo a fianco e che mi aiutano nel mio inserimento. L'inserimento è difficile, soprattutto per la situazione delle Filippine e in particolare dell'isola di Mindanao, segnata da crisi economica, forte tensione politica fra opposizione e classe al potere, malcontento generale per il sistema dittatoriale, paura diffusa nella gente comune dovuta alle ispezioni militari con conseguenti arresti di persone sospettate di appartenere ai ribelli, imprigionamenti e deportazioni. La Chiesa si fa solidale ed alza la voce di protesta in difesa degli oppressi. Ciò che più lo tormenta è vedere la malnutrizione dei bambini che gli corrono incontro quando arriva nei villaggi chiamandolo padre.
gli ricordano continuamente che troppi muoiono senza aver vissuto. La prima volta che ho fatto il funerale a un bambino di pochi mesi mi sono immagonato e a fatica ho terminato la messa dalla commozione. L'11 aprile 1985 un gruppo paramilitare si raduna sulla strada principale della Speranza, una borgata di Tulunan. Sono una cinquantina, armati e guidati dai fratelli Manero. Appendono un manifesto con un elenco di nomi. Sono quelli delle persone accusate da loro di sostenere la guerriglia comunista. Fra gli altri c'è anche il nome di padre Geremia, compagno di missione di padre Tullio, e di un certo Rufino Robles che si trova a passare per la via proprio in quel momento. I Manero gli sparano e Robles cerca rifugio in una casa vicina. Qualcuno chiede aiuto in parrocchia con un biglietto, dove c'è scritto «Padre, aiuto alla Speranza». Padre Tullio è appena rientrato da una festa di battesimo. È solo perché padre Geremia è andato a visitare altri barrios. Senza pensarci un attimo, inforca la moto e corre sul posto. Riesce a entrare in casa e ad esaminare per pochi istanti il ferito. Poi, all'improvviso, si sente una nuova sparatoria all'esterno. Padre Tullio si affaccia alla finestra e vede uno dei Manero appiccare il fuoco alla sua moto. Allora esce di casa anche se gli altri cercano di trattenerlo. «A me non faranno niente», dice convinto. Tullio alza entrambe le braccia con le palme protese in segno di resa e di pace. Inerme, alla ricerca del dialogo, come ha sempre fatto in tutta la sua vita, il sacerdote si avvia verso l'uomo con il fucile spianato. Edilberto lo guarda fisso, poi gli spara al torace. Padre Tullio cade sulle ginocchia, l'altro spara ancora. Muore alle ore 17 dell'11 aprile 1985 all'età di 39 anni. Benché i killer abbiano ucciso padre Tullio per dare una lezione ai missionari e per intimidire i cristiani dell'intera diocesi di Kidapawan, ai funerali di padre Tullio si stima abbiano presenziato più di 3.000 persone a testimoniare che in Cristo la morte genera la vita e che l'odio non uccide l'amore. Il 18 aprile il lungo corteo parte dalla parrocchia di Tulunan per accompagnare il feretro nella distante cattedrale di Kidapawan. La prima tappa è il crocicchio della Speranza, dove si celebra una messa. Poi il corteo segue la bara fino in città. Tutti vogliono vedere padre Tullio per l'ultima volta. Il giorno dopo, durante la solenne messa funebre, un gruppo di giovani recita mimi e canti per ricordare la vita di padre Tullio e il suo martirio. Padre Tullio viene sepolto presso il giardino della residenza del vescovo di Kidapawan. La sua tomba è oggi visitata come quello di un grande testimone della fede che ha vissuto nella semplicità e nell'umiltà, modello di pace e di riconciliazione. Il martirio è un dono che Dio fa ad alcuni, ma la disponibilità a testimoniare fino alle ultime conseguenze fa parte della vocazione del discepolo. San Paolo lo dice chiaramente: «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me». Sono anime
proprio.